Tony Stark. Costruisco cose eccezionali. Ho una ragazza meravigliosa. E occasionalmente salvo il mondo. Allora perché non riesco a dormire? Dopo aver salvato il mondo da Loki assieme agli altri Vendicatori, Tony Stark è in pieno stress post-traumatico, incline ad attacchi di panico solo a sentir nominare New York, luogo dove sono avvenuti i fatti che gli hanno lasciato un senso profondo di vulnerabilità. Cerca di esorcizzare la paura rinchiudendosi nel suo laboratorio a costruire corazze in versioni sempre più avanzate, con l'obiettivo di proteggere se stesso, ma soprattutto la sua fidanzata, Pepper Potts. Le sue preoccupazioni, però, sono aggravate con l'arrivo sulla scena di un nuovo superterrorista, il Mandarino, e dello scienziato Aldrich Killian, che ha sviluppato un supervirus chiamato Extremis. Cosa intende fare riguardo a questi attacchi? Avremo tutti gli occhi addosso. La domanda è, dov'è Tony Stark? Iron Man 3, diretto da Shane Black, è un sequel diretto di The Avengers. Dissacrante e divertente, il film ha più i tempi della classica action comedy che non quelli del retorico e ridondante cinefumetto, con dialoghi e battute davvero irresistibili, lontane anni luce dalle freddure che si scambiano i seriosi supereroi durante le classiche scene action. Via! In fondo Black, che con Arma Letale ha ricodificato il buddy movie e il genere action alla fine del 1980, sa che uno sguardo o un dialogo ben scritto possono essere più emozionanti di qualsiasi pletora di esplosioni digitali. Preferisci una vita inconsistente o una morte considerevole? E anche stavolta occhio all'appendice alla fine dei titoli di coda. Tu non sei un uomo. Sei solo uno squilibrato. Non mi fai paura. La politica non c'entra. Solo una bella vendetta all'antica. Servono potenziamenti. È compito tuo.